Giorno dopo giorno, anche Haldin sta apparendo alla ribalta. Fa spettacolo ed ha il suo cantastorie. Edoardo Brenci, un amico che facendo di professione il presentatore, non esita a lasciare i suoi impegni quando si tratta di descrivere agli spettatori gli esperimenti di Haldin. Pieno di acqua. E Haldin viene incappiato. Perché Haldin viene incappiato? Qualche volta in teatro, più sovente in piazza, Brenci narra la storia di Haldin, spiega i motivi psicologici dei suoi esperimenti, si immedesima nel rischio che corre il suo amico. Una saldatura elettrica. E poi controlleremo che la saldatura resterà al punto in cui... Haldin viene chiuso nella sua gabbia. La fiamma ossidrica salda il coperchio per dimostrare che non ci sono possibilità di uscita. Cala un cilindro di velluto a coprire il segreto della magia. Lasciare ad Haldin il suo segreto. Ecco, il momento si fa drammatico. Questa evasione da questa posizione. Trascorsi i 3 minuti previsti per l'esperimento, il velluto si solleva, ma Haldin è ancora prigioniero del cilindro d'acqua. Sarebbe il momento di intervenire per interrompere l'esperimento, ma Haldin dà segno che vuole continuare. E pochi secondi dopo ce l'ha fatta, lasciandoci con il fiato sospeso. Again this one.